Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un saluto da Orlando Ferrari, se vediamo le principali notizie della giornata. Firmato il DPCM negozi e uffici senza passi, il Premier Draghi ha firmato il DPCM che indica le attività commerciali in cui dal 1 febbraio si potrà ancora accedere senza Green Pass. Nell'elenco supermercati e alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitari, ottici, distributori di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento. Senza pass si potrà poi anche entrare negli uffici giudiziari o di pubblica sicurezza per presentare denunce. Nel monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, l'incidenza di nuovi casi Covid ogni 100.000 abitanti si è stabilizzata e segna 2011. L'RT medio è in calo all'1,31, stabile l'occupazione di intensiva al 17,3%, mentre cresce in reparto, rischio alto in 7 regioni, in 11 moderato. Corsa al Colle, il leader della Lega Salvini dice: farò una o più proposte assolutamente di alto livello senza che nessuno possa permettersi di mettere veti. Anno giudiziario ultimo per Mattarella, i crimini violenti diminuiscono drasticamente grazie agli strumenti di contrasto al crimine organizzato, ma così non avviene negli omicidi contro le donne e dei reati spia. Questo è quanto ha detto il procuratore generale di Cassazione Salvi, poi ha aggiunto che il 41 bis e l'ergastolo ostativo non sono carcere duro ma servono a impedire che boss comandino dal carcere. Ha messo poi in guardia da eventuali rischi di infiltrazione mafiosa nelle opportunità del PNRR. Banca Italia rivede al ribasso le stime del PIL per 2022 diffuse lo scorso mese anche a seguito dei contagi e della decelerazione dell'economia, specie dei consumi nel quarto trimestre del 2021, consumi di famiglie frenati dai rincari. Lavrov a Blinken, risposte la prossima settimana, il segretario di Stato americano avverte il ministro russo, risposte forte se invadete. Terminato il faccia a faccia tra i due a Ginevra, Mosca vuole il ritiro delle truppe straniere della NATO dalla Romania e dalla Bulgaria, Bucarest e Sofia rigettano le pretese russe. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.